Ben arrivata, ciao Erika. Allora, io sono qui perché ho una Giulietta e mi piacerebbe capire cosa si può fare. Ok, è una Giulietta e cos'è che ti interessa a livello generale? Sai che noi lavoriamo un po' su tutte le varie, i vari ambiti, l'estetica, il motore, l'assetto, l'impianto frenante. Quindi la tua è stock. La mia è una 1750 nera. Nera normale, non hai fatto nulla su questa macchina. Ok, benissimo. Da dove vorresti iniziare? Sul discorso estetica cosa si potrebbe fare? Allora, il discorso estetico possiamo vederlo in diversi modi. Allora, partiamo dal concetto che io escluderei un'estetica troppo pacchiana, troppo, come dire, vistosa, perché la 1750, adesso guarda, ne abbiamo casualmente una qua di un nostro cliente, nasce già comunque esteticamente in maniera sportiva. È difficile andare a fare, diciamo, un qualche cosa di estetico a livello di appendici aerodinamiche senza appesantire troppo la linea. Quindi, certo, a livello estetico io quello che suggerisco è un discorso di cerchi che possono, appunto, si possono cambiare, un discorso di vetri scuri, però a livello di appendici aerodinamiche io personalmente, è un discorso di colore, per cui se tu mi dici guarda, ce l'ho nera però la vorrei diversa, ad esempio si potrebbe pensare una parte, senza cambiare il colore di tutta la macchina, si potrebbero pensare alcune appendici in carbonio per andarsi a riprendere sul discorso dello spoiler, andarsi a riprendere sul discorso delle calotte, degli specchietti. Uno può dire facciamo col wrapping, che è questo sistema di pellicola che va, appunto, che ti avevo spiegato l'altra volta, si potrebbe fare ad esempio anche solo unicamente la parte del tetto, cioè lasciare tutta la carrozzeria, questo è un giudizio mio, poi chiaramente è soggettivo, io lascerei la carrozzeria nera così com'è e gli farei un tocco in carbonio con la pellicola unicamente sul tetto, però non andrei a appesantirla troppo come minigonne, come paraurti, come cose di questo genere, perché è già abbastanza sportiva come macchina. Poi questa comunque rimane molto elegante, total black. Sì, questa è una macchina che già così com'è, direi che soprattutto per te, che voglio dire, non sei una, per una donna secondo me è perfetta, elegante, di classe, di gusto. Quello che al limite io, già che ci sei, ti suggerisco e possiamo eventualmente vedere è un qualche cosa a livello di meccanico. Ad esempio questa macchina, la tua esce con un'altezza delle, diciamo, delle molle un pochino più alta. Quindi se hai piacere, e so che tu appunto hai un prediligi la guida sportiva, diciamo così, quindi avere un ritocco sull'assetto è sicuramente un suggerimento che ti consiglio. Allora, l'assetto in questo caso abbiamo cambiato le molle, abbiamo messo delle molle più basse, quindi la macchina si è ribassata certo, di circa 2,5 cm. Infatti se tu fai un calcolo sulla tua, la tua ha la gomma rispetto al passaruota più alto. Qui invece abbiamo abbassato la scocca della macchina, non in maniera estrema, in maniera tale che non sia scomodo da guidare. Sì, perché comunque io guido anche in città. In città, quindi attraversi del tram, io dico a tutti i miei clienti, non fate mai assetti troppo, come dire, troppo duri, perché vanno bene in pista, in città è un disastro. Quindi un assetto come questo, che utilizza delle molle Eibach compatibili con gli ammortizzatori originali, ti danno quel giusto equilibrio, la macchina diventa molto precisa come direzionalità, non diventa, come diciamo noi, un go-kart, un legno, un asse da stiro, diciamo, e quindi è un bel lavoro da fare senza andare nel campo dell'estremo, diciamo. Come ammortizzazione comunque rimane... Come ammortizzatori abbiamo due soluzioni: o ti lascio gli ammortizzatori quelli di serie, perché queste molle possono essere, diciamo, montate ed sono compatibili con l'ammortizzatore di serie, oppure, dipende sempre da una questione economica ovviamente, si può fare il pacchetto molle ammortizzatori, cioè ti monto degli ammortizzatori Bilsen B8 che hanno uno stelo leggermente più basso e che si vanno a accoppiare le molle più basse. Quindi è una valutazione che tu andrai a fare, dopo al limite facciamo due conti, vediamo un attimo cosa viene fuori. Il discorso dell'ammortizzatore unitamente alla molla è il lavoro tecnicamente ottimale, però diciamo un lavoro, diciamo, non sbagliato, però diciamo fatto, passami il termine, più in economia, è quello di modificare solo le molle e poi in un secondo tempo intervenire con gli ammortizzatori eventualmente. Certo. E il motore? Allora, il motore, questa macchina qui sai che è già un motore di carattere. Sono 240 cavalli già di base, che quindi
credo che è la versione Giulietta più potente. Quello che ti suggerisco è, siccome la tua è completamente stock, di iniziare con, direi, uno stage 1, in maniera particolare una rivisitazione, cioè una ottimizzazione dei parametri della centralina elettronica. Okay. Quello sicuramente è una cosa che ti posso suggerire. Non farei mai una mappatura troppo estrema per non andare a modificare troppo in maniera eccessiva l'affidabilità della macchina. Direi che 30-35 cavalli su una macchina del genere la portiamo da 240 a più o meno 280-275 cavalli, sono più che sufficienti. Guadagni in coppia, in basso, guadagni in potenza, la macchina a velocità costante consuma anche un pochino meno, il costo è un costo assolutamente più che abbordabile, direi che questo è il suggerimento migliore. Poi dipende sempre da quello che vuoi fare, il filtro dell'aria, vabbè, questo è un appendice che si può utilizzare. Quello che possiamo fare, adesso ti faccio sentire questa macchina qui, lì è una questione soggettiva. Noi qua abbiamo cambiato tutta la linea di scarico con questo scarico della Ragazzon, adesso ti faccio sentire, sì, con un tastino dove tu puoi variare la rumorosità tenendo la macchina stock oppure aprendo una valvola schiacciando questo tastino che vediamo qua, adesso l'accendo, te lo faccio vedere. Sì. C'è quel telecomando dove tu apri una valvola e lo scarico diventa diretto. Discorso che quando apri la valvola la rumorosità è importante. Okay. Adesso te la faccio sentire così, sì, almeno capisci. Così la macchina di serie, no? Come la tua. Ok, sì, sì. Se io schiaccio questo tasto diventa, ecco, quindi è una rumorosità importante. Diciamo che il vantaggio di questo sistema è che non ti rimane fisso, cioè lo posso switchare, lo puoi switchare, metti che vai, non è che, diciamo, ci sono delle occasioni, delle situazioni dove avere una macchina troppo rumorosa diventa pacchiano o addirittura, certo, fastidioso. Vai, non so, nel parcheggio delle Selunga, vai con una macchina con lo scarico aperto, ti si girano tutti, capito? Che non è, quindi il fatto di avere questo tastino qua ti permette di utilizzare esattamente la modalità di scarico laddove ti serve. Sei in autostrada, metti il tuo scarico aperto, ti diverti, perché comunque avere il sound ti dà una sensazione di sportività, di potenza diversa. In città non vuoi rimanere schiscia, totalmente soft, schiacci il tastino col lucchetto chiuso e la macchina ritorna, come ti ho detto prima. Certo, questo è molto interessante. Questo mi sembra un'ottima soluzione, viene fatto dalla Ragazzon, che ti ho fatto vedere già su altre macchine. È una ditta che noi utilizziamo spesso. Poi, diciamo, il discorso di avere le finiture dei terminali, queste sono da 102 in carbonio e queste secondo me vanno a riprendere poi quelle finiture che abbiamo visto precedentemente, ci sono anche cromate, io onestamente le prenderei in carbonio per riprendere un po' quel discorso estetico. Estetica, che dicevamo, certo, prima. Non andrei a fare, soprattutto inizialmente, non andrei oltre queste tre cose qua, quindi ricapitolando: scarico, secondo me lo farei con la valvola, un filtro aria sportivo, chiamiamolo a pannello, quindi dove sostituisci il filtro aria originale con uno un pochino più permeabile, e la parte di elettronica. Io te la lascerei così, anche perché se diventa troppo potente dopo diventa quasi difficile. Non vorrei averti sulla coscienza. No, chiaro che poi, volendo, ti abituerai a questa potenza diversa, pian pianino poi si possono fare ulteriori upgrade, si può fare un lavoro sulla turbina o quant'altro, però il suggerimento che noi diamo, e a te in particolare, di fare le cose a step, perché se uno fa tutto insieme non riesce neanche a capire bene quali sono le cose che danno un certo risultato rispetto a delle altre. Certo. Che è per quello che noi chiamiamo proprio step di elaborazione, e quello che ti ho descritto adesso è uno step o stage, scusami, è uno stage 1 che riguarda appunto queste tre cose che ti ho detto.
Va bene, guarda, ti ringrazio. Adesso facciamo un attimo due conti, vediamo così. Un attimo, poi mi dici tu quello, diciamo le parti dove sei interessato e niente, poi vedremo di calcolare anche i tempi. E sì, sì, poi... beh, sicuramente il discorso ribassamento e motore mi interessa, poi magari sullo scarico e sulla rumorosità ci ragioniamo. Ci facciamo una riflessione. L'importante è appunto è dirmi esattamente, essere convinti delle cose che tu vuoi fare, poi se ti fidi a noi, sai, ci conosci, sono tanti anni che... Certo. Che siamo sul mercato, siamo sicuri di riuscire a accontentarti di fare un bel lavoro. Okay. Va bene, grazie mille. Grazie Erika, grazie. Ciao. Ciao.